Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi voglio far vedere un uso alternativo dei prodotti tag in, ovvero questo si può utilizzare ad esempio per fare milsim o eventi di questo tipo, comunque i trappolamenti. Vi farò vedere come posizionare una granata di questo tipo in maniera nascosta e simulare appunto un campo minato, comunque un pericolo da esplosioni di questo tipo. Quindi seguitemi nei vari passaggi e vedremo come fare. Allora ragazzi, la prima cosa da fare è fissare la nostra granata, ok, in questo modo. Cercate sempre di non coprire il nome in maniera tale che sia visibile e nel caso voi la possiate appunto rimuovere successivamente. E mettete la spoletta in direzione di dove appunto vorrete poi collegarla. Più avanti capirete come cosa intendo. In questo caso noi stiamo utilizzando la versione da addestramento, quindi non usciranno pallini. Nel caso in cui doveste utilizzare la versione con i pallini, cercate di metterla anche in un modo che appunto i pallini possano uscire. Cercate di stringerla abbastanza in maniera tale che la presa sia salda. Prendete un filo, in questo caso io per questioni cinematografiche, per farvelo vedere, utilizzerò questo filo nero, ma io vi consiglio di usare una lenza da pesca perché è molto più invisibile. Durante, cioè nel bosco si vede di meno. Quindi muoviamo, leghiamo bene qui, ok, ci assicuriamo che sia appunto in direzione di dove verrà tirato e che il filo regge. Ok, ora abbiamo preso la misura, andiamo a tagliare e a legare il filo. Cercate di farlo più o meno a questa altezza, perché non so per quale motivo, ma se è più basso è più visibile, cioè si nota più facilmente, e se è più alto uguale. A questa altezza più o meno l'occhio umano, non so il perché, va un po' in palla e non lo vede. Facciamo in maniera tale che sia molto stretto. Ok, e il filo deve essere abbastanza teso. Ora con la lenza sarà per voi più facile, questo filo è abbastanza pesante, quindi ovviamente rende questa pratica più difficile. A questo punto qua, dove ci sono le due alette della spoletta, le stringete leggermente in maniera tale da facilitarne l'uscita al momento che verrà tirato. In questo modo qui servirà molta meno energia per strappare il filo. Ora indosso i guanti, simuliamo che sto passando, inciampo nel filo, lo tiro. Nel frattempo, quel tempo di attesa dal passaggio dell'esplosione permette alla persona che ha tolto appunto il filo di fare quei due o tre passi, che permetterà alla persona dietro, verosimilmente si tratterà di una pattuglia, di essere proprio davanti al momento dell'esplosione e quindi di colpire tutta la squadra. Quindi se lo scout non sta attento, tutta la squadra morirà per un motivo, verrà colpita per un motivo di questo tipo. E niente ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al mio canale su YouTube. Ciao a tutti, a presto!